Buonasera e benvenuti qui su Rete 8, Interno 8, questo condominio che settimanalmente vi tiene compagnia anche con grandi ospiti. Vi dico subito che in questa nostra ora incontreremo veramente due grandissimi professionisti: Paola Quattrini, che già il nome sa di teatro, e poi incontreremo Nino Buonocore per parlare della sua buona e grande musica. Ma prima vado a salutare i miei condomini del cuore. Intanto vado da te, Alessandro, vengo da te, Alessandro. Sandro De Berardinis, musico felice, ci sei? Buonasera a tutti, buonasera, ciao Paola, ciao a tutti i condomini. Caro Alessandro, ho appena appreso la notizia che in Abruzzo le scuole saranno chiuse come in tante Non ne regioni usciamo, d'Italia. eh. Ahi noi, le scuole superiori in questo caso, ma insomma la scuola un pochino in questo periodo sta patendo ed è per questo che vengo da voi così con un argomento a piacere. Di che vogliamo parlare, Guarda, grazie Paola per questa libertà, perché in fondo di politica no, Anche no. di sanità lasciamo Anche perdere. no. Leggendo così, quella stasera voglio distrarvi un pochettino con una curiosità, un aneddoto, sempre riguardo alla musica, perché qua, lo sai, si parla solo di musica. Pensa che un ragazzo davanti a Mozart, gli chiede, maestro, come si fa a scrivere una sinfonia? Sei molto giovane, gli risponde Mozart, perché non cominci con una ballata? E allora l'aspirante musicista insiste, ma voi maestro avete cominciato a comporre sinfonie a 10 anni? E gli dice, sì, è vero, ma io non ho mai chiesto a nessuno come si fa. Capisci? È E vero, niente, è questo vero. Ma lo per sai che dire questa, che i ma talenti. sai che questa cosa che hai detto mi dà proprio tra poco il là per introdurre il primo ospite, perché anche lei è una fan prodige, lo è stata, per cui veramente, insomma, come dire, una Mozart del teatro, ma tra poco sarà con noi. Intanto vado da un'altra grande del teatro, la nostra Tiziana Di Tonno. Tiziana! Buonasera a tutti, ciao Paola, ciao a tutti i condomini. Argomento a piacere anche per te, Tizia, che poi generalmente questa era una domanda che a mia scuola mi terrorizzava, perché argomento a Appunto. piacere il mondo, non lo Vedi, so. il terrore infatti sul mio viso? Sono terrorizzata anch'io. Non so come adesso esprimere questa libertà, diceva appunto Alessandro. Ma guarda, io ti posso dire che in questi giorni ho riscoperto il riciclo e il recupero. Ho scoperto un ciabattino, molto meno poetica questa cosa che vi sto dicendo, perché dalle scarpe che avrei voluto buttare, io ho scoperto invece che possono essere recuperate. Una volta si recuperava tutto, adesso si Sì, butta, invece no, sì. forse è arrivato il momento di recuperare, di riciclare veramente tutto ciò che abbiamo, no, affastogliato nel nostro armadio. Sì. E allora, scarpe con la punta, si tagliano le punte. Pantaloni con la zampa, si restringe un po' la zampa, oppure quest'anno è tornata di moda la zampa. Insomma, recupero, riciclo e soprattutto mettiamo ancora in evidenza tutto l'artigianato che c'è nella nostra regione, ma in tutto il paese. Brava, mi Ok. sembra veramente un bel pensiero, un bel tema libero. Invece, chissà di cosa ci vuole parlare oggi il nostro The Journalist, Luca Pompei. Paola, io non so, mi sento anche un po' in difficoltà rispetto ai miei amici Tiziana e Alessandro, perché ho questi pensieri così. Io Nobili. so pesante quando penso, Paola, so pesante. C'è una pesantezza addosso sti giorni che tu non puoi immaginare. A parte il fatto che con le palestre chiuse la mia pesantezza è aumentata ancora di più. Però voglio dire, io, a me vengono in mente solo cose Draghi, brutte. solo draghi ti vengono in Solo mente. no, Solo secondo i draghi. me. No, Vabbè, ma no, veniamo a noi, veniamo al cara Paola, che è no, sì, meglio. cara Paola, mi chiedi un tema a piacere. Riflettendo sui fatti di questi ultimi giorni, ho pensato con un certo rammarico a come siamo caduti in basso, sprofondati nelle sabbie mobili della superficialità e dell'approssimazione, dove la parte liquida prevale sulla sostanza. Tutti hanno diritto di dire la loro su tutto, ci mancherebbe. Ma se questo avviene senza un pizzico di umiltà, va a finire che nessuna frase più sarà introdotta con il vecchio saggio, ti ricordi Paola, a mio modesto parere. Ed ogni ipotesi, anche la più strampalata, ambirà legittimamente a diventare sacrosanta verità.
Non è tanto, a mio avviso, colpa dei social, per carità, ma si tratta piuttosto di un problema atavico della civiltà umana. Senza andare indietro di millenni, basterà pensare agli anni oscuri dell'Inquisizione, quando in base a un'ipotesi o un pregiudizio si torturavano ed uccidevano innocenti, oppure alle tragiche fake news sugli ebrei, quando prese piede il concetto che una falsità ripetuta 10, 100, 1000 volte sarebbe inevitabilmente diventata verità. Vecchi vizi amplificati da nuovi strumenti, e l'umana meschinità trionfa perché considera l'ignoranza un valore e la competenza un'elite, nell'accezione più negativa del termine. Ma tra l'uno vale uno e l'apostolo dell'elite, personalmente preferisco sempre un sano apostolato. Ecco, riflettevo sul fatto che conoscenza, spirito critico e buonsenso sono le uniche armi che ci sono rimaste per provare a salvare questo pianeta così malmesso e sperare magari che mai più nessuno con due corna sulla testa possa assaltare la Casa Bianca, o che si arrivi a pensare a un microchip dentro un vaccino che al contrario serve solo ed esclusivamente a salvarci la vita. E poi pensa, ho scoperto un sito su internet che pubblica solo belle notizie, tutte vere e verificate. Si chiama positizie.it e ho letto ad esempio che tre ragazzi nelle Marche hanno deciso di rimettere a posto vecchi PC, tablet o telefonini che se diventassero rifiuti inquinerebbero il mondo e che invece una volta funzionati vengono dati in dono a chi non se li può permettere. Che c'è un prete che porta alla messa i cani abbandonati per farli adottare e che in un borgo di 70 anime sei amiche hanno ricavato in un locale adiacente al vecchio fornaio una piccola biblioteca dove la mattina chi va a comprare il pane può prendere in prestito un libro. Potrei fare un lungo elenco di belli esempi nel mondo di generosità, solidarietà e buonsenso. Ma non abbiamo tempo e il vero rammarico è che tutto questo Alice non lo sa. Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano è lì tranquilla che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta. E Lili Marlene, bella più che mai, sorride e non ti dice la sua età, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, grido lo sposo e poi tutti pensarono dietro i cappelli lo sposo impazzito oppure bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà. Alice guarda i gatti muoiono nel sole, mentre il sole a poco si avvicina. E Cesare perduto nella pioggia, sta aspettando da 6 ore il suo amore ballerina. E rimane lì a bagnarsi ancora un po', e il tram di mezzanotte se ne va, e tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, grido lo sposo e poi tutti pensarono dietro i cappelli lo sposo impazzito oppure bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà.
C'è un posto nel cuore di Scafa, in provincia di Pescara, che si prende cura della tua vista. È l'Ottica di Venanzio, che affonda le sue radici nella metà del secolo scorso. Da allora la famiglia di Venanzio e il suo team di lavoro sono a disposizione per effettuare test della vista e offrirti gli occhiali che meglio valorizzano il tuo viso. Nel negozio accogliente dal design elegante troverai tutte le nuove tecnologie per l'oftalmica e l'optometria. Non affidare i tuoi occhi a mani inesperte, scegli la grande professionalità dell'Ottica di Venanzio. Vieni in corso 1 maggio 143 a Scafa. Ti aspettiamo. Che bella atmosfera che si è creata sentendo cantare il nostro musico felice. Alice, qui eravamo tutti che la cantavamo, non si sentiva, ma insomma si era creato un bel ambiente. E allora io direi che mi sto preparando psicologicamente ad accogliere un ospite al quale tengo moltissimo, e so anche voi che ci seguite l'abbiamo annunciata in pompa magna, come lei naturalmente merita, perché insomma si tratta di un ospite il cui nome è sinonimo di teatro. Le tavole del palcoscenico hanno sempre fatto parte della sua vita, essendo stata una bambina prodigio. Il pubblico l'ha amata e la ama, incoronandola nel tempo regina delle commedie brillanti, ma non è da meno anche in pièce più impegnate, da sempre aperta al mondo dei giovani e delle sperimentazioni. È un'attrice che ci piace presentare come decisamente contemporanea. Siamo onorati di avere a Interno 8 Paola Quattrini. Benvenuta! C'è un problema? Allora, chiedo scusa. Sì. No. Allora, di avere a Interno 8... Ok. Ok. Allora... Chiedo scusa, facciamo tutto in diretta. Allora, mi dicono che c'è qualcosa di aperto, lo chiudiamo subito se c'è, perché c'è una voce che viene rimandata. Ah, chiedo scusa, siccome noi siamo giustamente anche sul web, era aperta la finestra del web, ma adesso recupero la nostra grande ospite e lo facciamo nel silenzio che giustamente merita. Ecco, ci sono, oh, fa parte della diretta anche questo. Ripeto, siamo onorati di avere con noi Paola Quattrini. Benvenuta Paola. Era colpa mia, perché io sono tecnologicamente un pochino... No, era tutta colpa mia. Avevo mantenuto aperta anche la diretta sul web, perché, cara Paola Quattrini, noi siamo in diretta non solo su Rete 8, che è questa prestigiosa emittente abruzzese, ma anche sul web e quindi naturalmente ovunque, senza confini. E siamo felici perché il suo seguito lo è, senza confini. Allora, un saluto a tutti, molto vasto. Molto vasto. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito, ci onora moltissimo davvero. E io ho pensato, visto che la sua carriera è talmente ampia che insomma ci vorrebbe una puntata di un'ora interamente dedicata, se non so neanche se basterebbe per poterla attraversare, quindi io ho pensato intanto di partire dalla fine, che è una cosa importante, perché lei è con la testa e col pensiero su una tournée che è stata interrotta dalla pandemia, e parliamo di Se devi dire una bugia di La Grossa, che è una commedia teatrale del 1986 diretta all'epoca da Pietro Garinei, alla quale lei già 30 anni fa 30 anni fa aveva preso parte, adesso si ritrova a riviverla. Però purtroppo questa pandemia l'ha bloccata. Quanta voglia di ripartire ha? Immagino infinita. No, a parte il fatto che dopo 30 anni l'ho rifatta con un'altra edizione, perché la prima edizione sempre di Garinei, la prima volta c'era Johnny Dorelli. La seconda volta è Gloria Guida, la seconda volta che l'ho rifatta dopo 10 anni era con Gianfranco Iannuzzo e la Falchi, Anna Falchi e tutti gli altri attori, perché siamo in 15 in scena, e me l'hanno riproposta adesso sempre nello stesso ruolo, non è che sono diventata la mamma di me stessa, ma sempre nello stesso ruolo di Natalia. E io con molto imbarazzo, ma anche con molta gioia, anche per onorare il ricordo di Pietro Garinei, che ho sempre nel cuore, perché è stato il più grande del teatro. Grande maestro, certo. E allora ho accettato, ma purtroppo dopo
repliche fantastiche, scoppiettanti, di esauriti, ci hanno interrotto e speriamo di riprenderla quanto prima. Ecco. E come sta vivendo questa attesa? Io non sono una persona paziente, però ho imparato la pazienza in questo periodo. Il Covid mi ha insegnato questo. Io sono una molto frenetica, non riesco a stare ferma. Se ho 5 minuti che devo fare una cosa, intanto ne faccio un'altra. Mischio molto le carte, poi arrivo sempre puntuale, arrivo un minuto prima. Sono una molto, molto precisa ed ero molto impaziente. I progetti da aspettare mi terrorizzavano. Io volevo fare presto le cose, avevo una gran fretta. Adesso devo dire, ho imparato che forse ad assaporare anche l'attesa. Ho fatto uno spettacolo che si chiamava L'attesa. E tra l'altro il produttore dell'attesa, come gli altri spettacoli, è un abruzzese, perché è Pietro Mezzasomma, che è di Sulmona, e io sono venuta spesso ospite da lui, anzi mi aveva invitato anche una volta e devo tornare nella sua bella casa nella piazza, dove c'è la grande festa della Madonna, no? Sì. La perdonanza si fa sul Mona, no? Cosa si fa? No, scusatemi. La Madonna che scappa. Ma io proprio sono poco informata sulle tradizioni abruzzesi, ma recupero perché è uno staff meraviglioso che sta sul pezzo. Però insomma mi sembra di capire che, tornando a quello che ci stava raccontando, è che ha imparato l'arte della pazienza. Il Covid ha insegnato ad attendere, effettivamente, come giustamente diceva, però il Covid ci ha fatto fare anche, a molti, ha fatto fare anche un bilancio della propria vita. A lei è successo di farlo in questo anno così balordo? Ma io sono abbastanza soddisfatta della mia vita. La mia vita è stata molto generosa con me, perché mi ha regalato ciò che desideravo, cioè realizzarmi nel mio lavoro e fare con gioia ciò che amo di più. Per cui poterlo seguitare a fare, potermi permettere anche fisicamente, perché ci vuole salute, ci vuole forza, ci vuole anche un fisico per fare certi ruoli che, certo, ringrazio Dio, ancora riesco a dire, insomma, certe parti. E perciò insomma un bilancio positivo in ogni caso. Bilancio positivo, poi in questo periodo sono stata più vicina a mia figlia. Alla famiglia, certo. Sì, alla famiglia, che è la cosa più importante insieme al teatro. E a proposito di famiglia, io ho letto che lei si rimprovera un po' di alcune mancanze che ha avuto come mamma nei confronti di sua figlia Selvaggia, però dice che con i nipoti, con i due figli di Selvaggia, sta recuperando, quindi si sente una nonna migliore della madre che è stata, è così? Beh, mia figlia dice proprio questo, dice che sono una bravissima nonna e credo di essere molto presente, ci vuole una gran forza, perché ho un nipotino di 6 anni che c'ha l'argento vivo addosso. Impegnativo. E non solo, ma che infatti scappa a destra, a sinistra e dorme pochissimo. Io non so che come tragedia, fa. Che tragedia. Una tragedia soprattutto per la mamma e quando sta con me devo dire che io cerco di placarlo dicendogli: tesoro, questa cosa non riesco, forse la potevo fare qualche tempo fa, ma adesso a pallone più di tanto non so giocare, anzi poi non so giocare per niente a pallone. E lui mi dice: peccato, avrei voluto conoscerti prima. Dico: a chi lo dici? Sveglio il ragazzino. Invece la bimba quanto ha? Beh, la bimba c'ha 16 anni. Bimba più non è.
Sì, ma è sempre una bimba. Comunque è una ragazza, una giovane ragazza, e c'è una grande, un grande legame, una grande unione, Domitilla. Lei fa vela, non credo che farà il teatro, seguiterà l'arte del teatro, anche se delle volte mi ha accompagnato in palcoscenico, mi ha sistemato il camerino, mi tranquillizzava prima dello spettacolo, era molto, sì, era molto presente. Beh, del teatro ci si può innamorare anche strada facendo, chissà cosa le riserva il destino. D'altronde sua madre, ovvero sua figlia Paola Quattrini Selvaggio, appunto, è una doppiatrice, quindi il mondo è sempre quello, chissà che respirandolo nel tempo, ma insomma non è un interrogativo da porsi adesso. Invece no. Io, a proposito di bambini, cara Paola Quattrini, le chiedo questo perché mi ha colpito molto una sua dichiarazione, nella quale, parlando del suo essere stata un enfant prodigio, una bambina prodigio, dice che le è mancato molto il gioco. Dice: io volevo giocare, invece mi venivano a prendere a casa alle 5 del mattino per portarmi sul set. È un'immagine molto forte questa, allora le chiedo se è riuscita a perdonare il teatro o il destino per questo. A parte che io ho iniziato col cinema, infatti andavo alle 5 del mattino sul set. Sì. E passava la macchina a prenderci, perché essendo la ragazzina allora era quella che veniva presa per prima, e mi ricordo mia madre che mi cercava di vestirmi nel letto perché io avevo sonno. Non è stato proprio dei ricordi pazzeschi, ora non è che vi voglio commuovere, ma insomma, dice: perché l'hai fatto? A un certo punto l'ho dovuto fare perché è subentrata la necessità, perché era morto mio papà e io ero l'unica della famiglia che lavorava, per cui da questo gioco è diventata una necessità, di cui sono anche orgogliosa, perché avendo avuto tre sorelle, insomma, sono riuscita con il mio lavoro a sostenere la famiglia. E però a un certo punto avrei voluto anche smettere, non è che mi divertisse tanto fare questo lavoro, e appunto mi mancava il gioco, mi ci sono appassionata strada facendo. E infatti dice che poi il teatro si è impossessato di lei. Lei non ha mai scelto di fare teatro nella vita, insomma è accaduto perché il teatro l'ha innamorata poi improvvisamente, ma si è mai chiesta cosa avrebbe potuto fare, conoscendo le sue attitudini, se non avesse fatto teatro? No, perché non c'è stata mai la possibilità, perché l'ho fatto sempre, ogni anno. Cioè, il primo anno il Covid solo mi ha fermato, non ho fermato neanche quando ero incinta di Selvaggia, perché recitavo, ho recitato fino a niente, sono stata ferma 2 mesi, per cui ho lavorato sempre, per fortuna, in questo devo dire sono stata fortunata, e quest'anno è stato... Beh, per la prima volta mi sono seduta sul divano di casa mia, perché io correvo sempre fuori con le valigie, insomma ho potuto godere la casa, ho potuto appropriarmi dei miei libri, dei miei spazi, dei miei pensieri. Ogni tanto fa bene anche questo. Direi di sì, un po' di riposo forzato, perché altrimenti non ci fermeremmo mai, e non mi fermo neanche adesso perché vado dal nostro The Journalist Luca Pompei, che raccoglie gli umori dalla rete, dal web, e vediamo se c'è una domanda per la nostra Paola Quattrini. Luca. Paola Quattrini, regina delle scene, riconosciuta a livello globale, però tra le tante domande così che stanno giungendo, mi ha colpito una in particolare di Patrizia da Milano, che ricorda una sua straordinaria interpretazione, uno dei suoi personaggi più riusciti, Blanche, di un dramma chiamato Desiderio, il capolavoro di Tennessee Williams. Quanto c'è di Blanche in Paola Quattrini, ci chiede Patrizia da Milano. Guarda, Patrizia ha beccato proprio il personaggio che più amato e che più mi sta dentro
Pensa che quando qualcun altro fa Blanche, che rifanno il tram, io non posso andarla a vedere perché Blanche sono solo io, e perché forse è uno dei più ricchi e più sfaccettati che ci sono, di donna pazza, sensibile, fragile, tenera, con dei toni anche leggeri, con una grande sofferenza, con un'interiorità pazzesca, e che crede ancora nella gentilezza del prossimo, che ci vorrebbe tanto sempre, perché la gentilezza è una cosa importante che si è persa e che speriamo di riacquistare. E no, Blanche sono io. Blanche è Paola Quattrini, c'è poco da aggiungere. Anche se il pubblico, la maggior parte delle persone mi ama nella commedia brillante, a me piace fare le cose drammatiche, perché e poi sono quelle che più mi hanno dato dei premi, delle testimonianze, però il grande pubblico mi ama ricordarmi nelle commedie brillanti, e io, per carità, sono felicissima di fare anche quello. E il grande Pietro Garinè mi diceva che è molto più difficile far ridere che far piangere, per cui sono orgogliosa di saperlo fare. È vero, però è vero. Mi piace variare, e Blanche aveva tutti i toni e tutti i colori, insomma, che non ha mai perso e che ha portato assolutamente con sé. Tra l'altro, siamo per salutarci, ci tengo ad aggiungere anche questa informazione per i suoi fan, che quando questa pandemia lo consentirà di tornare a teatro, c'è anche una commedia che debutterà, si intitola Slot, e in questa commedia lei, Paola Quattrini, avrà il ruolo di una mamma malata di ludopatia, quindi immagino anche, insomma, un ruolo abbastanza forte, eh? La malattia del gioco è qualcosa sulla quale sicuramente non ci si scherzerà, ma sarà impegnativo e interessante. E aggiungo anche, mi piace ricordare che tra i tanti e prestigiosi premi che Paola Quattrini ha ricevuto, dalla Noce d'Oro al premio Gassman, alla nomina di Commendatore della Repubblica Italiana, c'è anche il nostro premio Flaiano, del quale siamo naturalmente orgogliosi e fieri. Ho detto tutte cose esatte, Paola Quattrini? Sì, tutte esatte. Ci vorrebbe, come abbiamo detto, tanto per raccontare tutte le cose che ho fatto. Vuol dire che ci rincontreremo un'altra volta, e è stato bello stare con voi, anche se con questo mezzo, però devo dire che io preferisco avere il contatto con il pubblico, per cui vi aspetto. Lo immagino, anche noi ci vedremo senz'altro presto in teatro, l'aspettiamo anche qui, chissà, presto magari nei nostri studi, per poterci stringere la mano, quantomeno, e poterle, ecco, dare il benvenuto in questo condominio nel quale la ringraziamo per essere stata. Un bacio a tutti, brava, complimenti, buon lavoro. Buona vita a tutti quanti e viva il teatro. E viva il teatro, grazie Paola Quattrini. 60 secondi di pubblicità e torniamo con, ve lo dico, preparatevi, perché sì, ci sarà Nino Buonocore, siamo felicissimi, ma prima ci collegheremo con l'ex premier Conte. Avete capito bene? State lì. Torno sempre con piacere nelle cantine di Nestore Bosco a Nocciano, nella provincia di Pescara. Ho di fronte a me una bottiglia di Montepulciano d'Abruzzo, una bottiglia che mi riporta alla mia infanzia. Stefania Bosco, di quale anno parliamo esattamente? Tiziana, sei davanti praticamente alla storia del Montepulciano. Nel 1968 è stato riconosciuto DOC, quindi denominazione di origine controllata, è riconosciuto a livello nazionale il Montepulciano come vitigno e DOC di vino. E lì proprio hai le prime bottiglie messe in commercio, ovviamente dall'azienda, e c'è in assoluto la prima bottiglia esportata negli Stati Uniti. Stiamo parlando di bottiglia di Montepulciano d'Abruzzo. Ecco.
eccoci tornati qui nel condominio di Interno 8, tornati, non siamo mai andati via, siamo qui, è stato bello, emozionante incontrare e conoscere Paola Quattrini, che signora, signora veramente del teatro, ma non solo, cinema, televisione, è difficile racchiudere in una descrizione sola una grande professionista come lei, così come è difficile adesso entrare a casa dell'ex premier Conte, sì, sì, ma ehi, chi c'è? Chi c'è? Scusi? Scusi? Mi vede? Ma io volevo parlare con il premier Conte. Siamo di Interno 8, scusi, ma lei chi è? Je suis Josephine, che fosse Giuseppina. Allora forse abbiamo sbagliato, scusi, noi volevamo parlare con l'ex premier Giuseppe Conte, non... È qua. È la casa di Conte. Ah, oui. Bene. Allora possiamo parlarci? No. Ma perché? No, non ce la fa parlare, no. Ma perché piange? Non ce la fa parlare, no. Oddio, signora, così mi mette in angoscia. Ma lei chi è, scusi? L'ho detto, Josephine. Io sono la governante, Conte del governo, io sono la governante, no? Ma perché piange? È straziante. Vabbè, perché il signor Peppino non governa e se lui non governa io non posso fare la governante. Come faccio a governare? Allora dopo io vado in cassa integrazione, capito? Ah, ho capito, piange preoccupata per il suo lavoro, ma l'ha capito. No. Io non sono preoccupata per il mio lavoro, per il mio lavoro, no. Io sono preoccupata per il signor Peppino, capito? Perché non è più lo stesso. Perché? In che senso? Che fa l'ex premier? Non dica ex. Ha capito? Non dica ex. Scusi, non lo faccio più. E lui che fa? La mattina si alza e fa l'alzabandiera. Quello che sta sul terrazzo, no? C'è sul terrazzo l'alzabandiera. E poi che fa? E poi si mette anche sempre sul terrazzo e ti tira le freccette. Ah, è un amante delle freccette, non lo sapevo. Sul bersaglio ha messo la foto di Renzi e allora lui cerca di fare centro, capito, con le freccette. E lui cerca di colpire proprio il centro di viso di Renzi, hai capito? E poi fa colazione. E che mangia? Sentiamo un po'. Che mangia? Mangia il latte e caffè, che vuole mangiare. Ah, il caffè e latte? No. Lui mangia latte e caffè, perché sennò fa un assembramento, capito? Non si può fare, capito? Giusto. E poi si mette sul divano e praticamente si guarda una videocassetta. Ancora, che deve fare. Ancora le videocassette, guarda. Immagino che lui è nostalgico. Ah, e sì. Cosa guarda? Guarda un film? Lui non guarda film, lui guarda tutti i DPCM che ha fatto, capito? E lui se li riguarda tutti quanti, gliel'ho detto, nostalgico, capito? e poi si mette lì e fa una partitina a carte e gioca a briscola, a scala 40, a bestia, gioca a 3-7 e si fa una partitella. Con chi gioca? E da solo. Come da solo? E come vuole giocare? Sta da solo. Ma non esce mai quest'uomo, non esce mai. Sì, esce. Oh, esce nelle giornate, quando c'è un po' di sole. Lui prende la bicicletta e va davanti a Palazzo Chigi e guarda quelli che entrano, guarda quelli che escono. E sta lì. Poi a volte torna a casa in altre giornate e si mette in giardino e parla con le piante, e parla con gli uccellini, parla con gli scoiattoli, parla con i grillini, ma nessuno gli risponde, poverino, capito? Lui diventa sempre più triste, poveretto, capito? Quando c'era Conte le giornate erano tutte più colorate, erano gialle, erano arancione, rouge. Oh, che bello, ma non c'è più adesso. Quindi è sempre triste, ci dispiace, però no, che atmosfera. No, non è sempre triste, a volte lui
parlo piano perché lui sta di là. Allora lui piace fare anche qualche scherzo. Sa che cosa fa? Allora va al campanello di Salvini, suona e poi scappa. Oppure sa che cosa fa? Fa gli scherzi al telefono, chiama la Meloni, fa parnacchia e poi attacca. Oppure fa super cazzola a Renzi e gli parla in inglese e lui fa finta di aver capito e risponde. Vabbè, ma a parte questi altarini, parliamo di politica, ma veramente vuole abbandonare? No, adesso non lo so, per adesso niente, si sta facendo dei PCM domestici. In che senso il PCM domestico? In che senso? Ho sentito parlare l'altro giorno. Allora, oggi che giorno è? Venerdì. Allora, un attimo che ritrovo qua i documenti. Allora, oggi venerdì dalle 12 alle 18, evitato andare in bagno, sprovvisti di autocertificazione. Si può chiacchierare in salotto, ma non più di 4 persone. E in cucina ha fatto mettere, come si chiamano le transenne? Perché si può ordinare, ma solo da sport, capito? Lui è quel così. Cosa deve fare? Fa quelle domiciliari, capito? Ecco, sta suonando, io dico allora adesso che devo andare, capito? Devo andare perché è pronta la tisana e la mela cotta a quest'ora. Dio, che immagine che ci sta restituendo dell'ex premier. Le bimbe in questo momento, le bimbe di Conte saranno veramente un po'... Ma quanto è bello Conte, ma quanto è bello Conte, ce lo saluti almeno lei. E la notte saluti. Poverino, riproveremo un'altra volta. Sogni draghe la notte, poverino, io lo devo andare a quietare, poverino, sogni certi draghi. Gentilmente gli dica che torneremo. Sì, va allora bene? glielo dico. Grazie Josephine, grazie. Adesso ci perdoni, ma abbiamo un incontro speciale, particolare, tutta la settimana che lo attendiamo, perché l'artista che vado a presentarvi ha scritto pagine di musica che sono diventate davvero patrimonio nazionale. Titoli come Scrivimi, Rosanna, Abitudini, sono dei classici senza tempo, già come li nomino mi suonano nelle orecchie. E oggi questi classici rivivono in un nuovo progetto che si intitola Jazz, e questo già dice tutto. Ne parliamo direttamente con lui, allora è con immenso piacere, in quanto sua fan della prima ora, che vi presento qui a Interno 8. Nino Buonocore, benvenuto Nino. Ciao a tutti. Eccoci, grazie per essere qui, siamo molto lieti. Grazie a voi. Caro Nino, dicevo di questo disco, Jazz, il tuo primo, ti posso dare del tu Nino, vero? Me lo consenti? Certo, ci mancherebbe. Questo, il tuo primo disco, il disco live, in 40 anni di carriera, come ti senti? È un po' emozionato, è ovvio del resto. Beh, è il sogno nel cassetto di quasi tutti gli artisti, diciamocelo pure, no? Realizzare un disco live con tante canzoni belle, almeno spero che lo siano per tutti. Confermo. È sempre un'esperienza magnifica, oltretutto quando poi la puoi realizzare con musicisti d'eccezione, quindi sono davvero molto, molto soddisfatto. Tra poco arriveremo anche ai musicisti, anche perché li vedremo, visto che hai portato con te anche una clip di questo live, ma diamo subito delle informazioni diciamo pregnanti, perché si tratta di un live che tu hai registrato ormai un anno fa, perché era il febbraio del 2020, all'Auditorium Parco della Musica. Eravamo già in odor di Covid, però diciamo che l'anno era ancora tutto da costruire. Voi, quando avete realizzato quel live, eravate, come dire, ottimisti sulle sue sorti o immaginavate che poi prima della pubblicazione sarebbe dovuto passare un po' di tempo? Guarda, noi siamo stati molto fortunati perché questo live è nato un po' per caso e quindi ci siamo dati da fare in gran fretta, ma devo dire che non si avvertiva tutto quello che poi è successo, non si avvertiva, c'era una sensazione un po' di nell'aria, però non era così evidente, per cui
Io mi ritengo davvero fortunato perché credo di essere stato l'ultimo poi a suonare proprio all'auditorium. Che tra l'altro per chi c'è stato sa che bella atmosfera c'è all'auditorium e sì, è ben ricostruita sia nell'audio che si può ascoltare nel CD ma sia a livello proprio di scena come vedremo nel videoclip. A tal proposito ti chiedo subito, vista la bellezza di quello che tra poco vedremo, è previsto anche un DVD, Nino? Ma io sono... Io sono dell'idea che la musica, vabbè, sono un po' diciamo all'antica, ma io sono dell'idea che la musica non vada vista, la musica va ascoltata. Se pensiamo con le dovute proporzioni a brani di Mozart, di Bach, cioè, non possiamo vedere gli esecutori di questa bellezza. Però comunque ci arriva fino nel cuore, no? Sì. Io credo che la magia della musica sia proprio questa, perché sporcarla, fra virgolette, di immagini, ecco, è proprio la musica che deve evocare delle immagini. Per cui la risposta è no. Questo tipo di... brava. La risposta in soldoni è no. Senti, ci sono delle canzoni meravigliose all'interno di questo jazz, naturalmente brani del tuo repertorio, così distratti, Colpa della pressione fisica, Scrivimi, Rosanna, che citavo prima, E se qualcuno domani, che io adoro, lascia che te lo dica. Ecco, hai scelto tu personalmente queste canzoni? Cioè sei uno che... decide, si mette lì o fa gioco di squadra e chiede consigli su cosa e come farlo? Ma questa volta devo dire che ho chiesto consiglio ai musicisti, perché è una cosa nata con i musicisti, è stata un'esperienza davvero molto bella, perché avevamo portato i canovacci dei brani, in realtà solo tre dei musicisti che poi vedrete all'opera suonano abitualmente con me da quasi 15 anni, anche qualcosa in più. Per cui loro i pezzi già li conoscevano molto molto bene, però i due ospiti d'eccezione che ci sono nel disco, che sono Flavio Boltro e Max Jonata, li avevo incontrati in altre circostanze, ma non erano a conoscenza di tutto il mio repertorio, per cui è stato proprio curioso vedere come potessero interagire. E devo dire che proprio la bellezza di questa esperienza sta proprio in questo, cioè nell'interplay, io lo chiamo interplay, nel guardarsi e suonare, un po' così, lasciandosi andare, proprio perché sì, volevo che il disco avesse questo sapore un po' più del live, quasi un happening, capisci? Sì, forse sì. Per questo che io lo ritengo anche molto riuscito in quest'ottica. È vero, poi tu lasci molto spazio ai musicisti e questa cosa è bella perché crea veramente, sì, crea un concerto nel senso più vero della parola, di intenti, di grandi, poi sono grandi professionisti. Aggiungo ai nomi che hai fatto tu anche quelli di Antonio Fresa al pianoforte. E poi si cresce. Dicevi, Nino, scusa? Okay. Sì, dicevo, e poi è un'esperienza di crescita. Anche, è un'esperienza di crescita, assolutamente, così si cresce, bene. Assolutamente. Stavo facendo intanto gli altri nomi, dicevo Antonio Fresa al pianoforte, che approfitto per salutare se ci sta seguendo, che ho grande stima di lui, ma come d'altronde come non averne per Amedeo Ariano alla batteria, grandissimo anche lui, Antonio De Luisa al contrabbasso, insomma, diciamo che hai giocato facile, Nino, dai. Hai giocato facile, circondato di questi musicisti, sono brava anche io, via. Sì, però il pallone l'ho portato io. questo conta, se no non c'è gioco, non c'è gioco. Senti, vogliamo andare a vederli questi musicisti, anche se tu non ami vederli, a noi fa piacere in questo contesto e a sentire. Naturalmente stiamo per ascoltare una canzone che è l'inedito. Poi di questo, sì, di questo lavoro. È l'unico, sì, inedito del disco. L'unico, sì, inedito, l'unico del inedito. Disco. Che è devo dire che si amalgama bene con il resto del disco perché ha quel sapore dei tuoi grandi classici. Quindi è una canzone che fa ben sperare, ci dice che sei ancora nel pieno della tua ispirazione e questo ci fa molto piacere. Meglio così è il titolo, ci introduci tu all'ascolto? Sì, è un brano come tanti dei miei un po' kafkiani, diciamo, io amo questo autore,
Mi piace così recuperare la verità attraverso un'esperienza che può essere anche negativa, ecco. Eh sì, direi meglio così. L'andiamo ad ascoltare, lui è Nino Buonocore qui a Interno 8. Le canzoni in realtà non si dovrebbero mai spiegare. A prenderti, giuro che ho creduto di morire. Un abbaglio e son caduto dal filo dei miei sé. Ai miei occhi la città deserta mi intrappolava sconosciuta. Se più vita ed ho avvertito forte la tua importanza in me. Quando provo questo senso di inquietudine dovrei sfidarlo come fai tu, tu che non smetti mai di amare, non smetti mai. Meglio così, tu ti fidi, non ti sfiora mai niente, e ami di più, e assai di più, anche se hai tutto contro. Meglio così, che sei qui, mi sorridi. Voglio ritrovare la metà che mi era sfuggita, colpa di un brutto sogno, un fatto che non è. Forse ero impaurito dalla solitudine, dovrei riempirla come fai tu. Non smetti mai di amare, non smetti mai. Meglio così, tu ti fidi, non ti sfiora mai niente, e ami di più, e assai di più, anche se hai tutto conto. Meglio così, sei qui, mi sorridi e in un attimo mi cambi il mondo. Meglio così, oh.
spettacolo, che meraviglia. Nino Buonocore, cosa ci hai portato? Che spettacolo davvero grande, tu, grandi i tuoi musicisti. Meglio così è il titolo di questa canzone che trovate all'interno di Jazz. E vado subito dal nostro Luca Pompei mentre continuiamo a sentire queste meravigliose note e sentiamo se c'è qualche domanda dal web. Sono emozionata, guarda, non riesco, ormai sono entrata dentro il pezzo, ci sto dentro, come si dice in questi casi. Luca, salvami tu. Sì, beh, tra i tanti messaggi ricevuti abbiamo anche trovato chi a quel concerto del febbraio di un anno fa era presente. Cristiana, immaginiamo, da Roma, che dice: ero presente la serata live, è stato l'ultimo concerto e siamo stati davvero fortunati. Il CD rinnoverà la grande emozione vissuta. Quindi un bel messaggio da parte di Cristiana. E poi, Nino, c'è anche chi chiede, perché insomma, voglio dire, abbiamo parlato di 40 anni di straordinaria carriera, chi ricorda con una certa nostalgia quella straordinaria generazione della Napolis Power, per intenderci, Nino Buonocore, Pino Daniele, Enzo Avitabile, Tullio De Piscopo, insomma è una generazione forse irripetibile per certi aspetti. Nino, ti chiedo una risposta anche abbastanza veloce, che siamo sui saluti. Nino. No, io credo che ci siano tantissimi giovani molto molto bravi e sono sicuro che ci sarà qualcosa sicuramente che proseguirà su questa strada. Sarebbe bello, lo auspichiamo tutti. Intanto è già bello avere tra le mani un nuovo disco di Nino Buonocore e grazie per essere stato in questo folle condominio molto innamorato della tua musica. Grazie Nino Buonocore, davvero. Grazie a voi tutti, grazie. Allora, pochi secondi ci dividono dai buoni consigli di Luciano Passeri. State lì che vi vedo, non andate via. I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door. L'uomo sintesi è dinamico, sportivo, ma al tempo stesso non rinuncia ad un'eleganza contemporanea, fatta di dettagli e ricercatezza. La nostra continua ricerca di nuovi brand animerà sicuramente il desiderio di cambiamento. Fabio, che cosa focalizzi quando hai un uomo da vestire? Metto a fuoco il suo stile e mi interrogo sempre su come posso aiutarlo a migliorarsi. Ho sempre amato la moda, l'arte e fare della moda un'opera d'arte. Sto preparando il foglio, lo vedete? Non è un segreto per nessuno che a questo punto del programma io, il buon Luca Pompei, la nostra Tiziana Di Tonno, il musico felice Alessandro De Berardinis ci prepariamo con tanto di sorriso e anche un po' di grande fame a incontrare il nostro Luciano Passeri, grande pizza chef. Ciao Luciano! Non ti sento, non ti sento, occhio all'audio! Perché non lo sento? Luciano, parla un po'. Vediamo se ti sento. Non lo so. Danilo Cinquino in regia, grande mago della regia. Perché secondo te non lo sento? Perché zona rossa. San Perché zona rossa. Aiuto. Luciano, non ti sento. Non ti sento. Ecco, Luca. Sì. Ci dai una ricetta oggi tu? No, così... dicevamo, noi tra l'altro noi avevamo programmato un ritorno a pranzo dal nostro amico Luciano proprio domani a pranzo, visto che eravamo in zona gialla, avevamo organizzato questo pranzo da Luciano, ma da stasera a mezzanotte a San Giovanni Teatino si torna in zona rossa. E da Luciano non ci possiamo andare a mangiare. Allora, io direi che è il caso, visto che i potenti mezzi ci dicono che tutto è perfetto, ma l'audio non lo sentiamo. Caro Luciano, esci e rientra, facciamo così, come si fa già a me hanno insegnato sempre, quando il computer non funziona, spegni e riaccendi. Quando qualcosa non va, chiudi
e riapri e vediamo se funziona anche in questo caso. Intanto la ricetta ce la dà la nostra Tiziana, che sa cucinare molto bene, per esempio, le panocchie, vero? Ma no, io credevo le scrippelle in busta. Le cosiddette stracciavocche. No, vabbè, questa mi manca, lo stracciavocche, ti prego, non ce l'ho. Sì, non la so. Invece, tra l'altro, un grande cuoco è il nostro musico Felice. Alessandro, io Alessandro ho avuto il piacere di mangiare tante volte, vero, le tue prelibatezze. Cioè, guarda, mi hai fatto ricordare una cosa. L'altro giorno avevo dei foffelloni, no? Il classico foffellone peperone. Foffellone, non si può sentire. Cioè, ci stanno seguendo anche da Udine e tu mi dici il foffellone, ci vuole il traduttore sotto. Mettetelo in tutti i sughi di pesce rosso, vedrete che ci sta sempre. Eppure qui mi dà ci stavamo arrampicando, qui siamo arrivati a parlare di foffelloni, di imbussi, stracci, non lo so, abbiamo raschiato il barile veramente. I faffelloni. Senti, abbiamo due minuti tutti per i tuoi consigli, vai, ti ascoltiamo. Allora, parlando con il mio amico Paolo, un carissimo amico che collabora con me, ma è un pescatore a hobby della pesca, l'altro giorno mi dicevo: Lucia, ma perché quando faccio le mezze maniche agli scampi non mi viene quel sapore che fate voi al ristorante? Perché quando mangio la pasta col granchio, comunque con i crostacei? Ho detto: Paolo, ti do un segreto. Vai. E fatti un fondo di crostacei. Cosa vuol dire questo? Immaginiamo degli scampi, noi belli li sgusciamo e ci mettiamo le carcasse del carapace e le teste a parte. Prendiamo la parte interna, diciamo il pesce proprio, la parte del crostaceo che si mangia, e la mettiamo a parte anche lei. Nel frattempo prepariamo un battuto di sedano, carote e cipolle. Facciamo soffriggere un pochino, mettiamo i carapaci, quindi i gusci testa, quanto, e li facciamo ben rosolare, schiacciando anche un pochino le teste. Dopodiché sfumiamo con del cognac o del vino bianco. Una volta assorbito, andiamo a buttare dell'acqua fredda, il doppio del quantitativo che mettiamo in pentola. Ok? Sì. Qualche pomodorino e lasciamo cuocere per tanto tempo, un'oretta. Si fa un fondo, una riduzione. Lo filtriamo e quello è un insaporitore naturale. Quindi andiamo a fare questo sugo agli scampi, fantastico. Wow. Nel frattempo facciamo un'altra pentola dove mettiamo il pomodoro con gli odori che più ci piacciono per fare il sugo rosso degli scampi. All'ultimo, cosa facciamo? Lessiamo la nostra pasta, mettiamo per assurdo la mezza manica, quando è quasi al dente la andiamo a mantecare nel sugo cotto, ci buttiamo gli scampi freschi in modo da non cuocerli troppo, che rimangono belli morbidi e lasciano tutto quel sapore di mare ancora al loro interno. Mamma mia. Perché se li cuociamo troppo rischiano di indurirsi e non sono più così fragranti, ecco così. Quindi poi che facciamo? Siamo in conclusione, Luciano, vai a stringere. Filtriamo il fondo, mettiamo il risultato di quel fondo filtrato e abbiamo ottenuto una mezza manica di scampi da paura. Non c'è nulla da aggiungere se non ringraziarti. Ma li senti i gabbiani? I gabbiani qui si sentono, tra un po' sentiamo voce e vediamo gente. Intanto lasciatemi salutare e ringraziare i nostri ospiti, Paola Quattrini, Nino Buonocore, grazie al nostro prezioso Luciano Passeri, grazie a Tiziana Di Tonno, Alessandro De Berardinis, Luca Pompei, a tutti voi per averci seguito, e soprattutto il nostro cuore di Andrea, Di Fabio e Danilo Cinquino, inutile negarlo. Ciao, a venerdì prossimo. Gabbiani. Gabbiani.